di più, metti la lampadina. Mi è venuta un'idea pazzesca. Peo, ho bisogno di te! Peo, 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 Peo. Ciao, Peo! Peo. Dimmi. Ho bisogno di te! Per cosa? Per un'idea pazzesca. Quale idea pazzesca? Tu vieni con me. A fare? No, no, non posso, devo giocare, devo... Sono il torneo online, on the line, come dicono i giovani. Ho bisogno d'aiuto. Andre! Andre, amore, ho bisogno di voi. Amore? Arrivo. Ho bisogno di lui sulla mia sedia. Che pensiamo noi? Lui intendi Zorro? No, io. Peo, stupido bambino cresciuto, andiamo. Ma cosa? Ma... Ma dove? Dove? Devo giocare. Ma che devo giocare? Andiamo, devi lavorare, stupido. Vieni, Peo, dobbiamo lavorare. Madre, perché madre? Volevo giocare a Mario. Mi giochi domani. Quanto cazzo pesi? È tutta la cuba lì dentro. Ok, Mario. Non preoccuparti, non sarai mica maltrattato. Io volevo giocare, ok? Non posso star qui a perdere Aspetta, tempo. Ho un'idea pazzesca. Ho una famiglia. Si sente? Wow! Che da magnifico. Ci stai? Vedi che era meglio che giocare alla Switch. Allora batti 5. Però dovrei spegnere il canale per un mese, dopo mi muore. Lo spegnerai per un mese, poi ci penseremo noi a farlo risollevare. Ma come? Vai a lavorare. Ma devo comprare gli alimenti a mio figlio. Sì, poi ti compriamo. Vabbè, ma compriamo. Lo cresce anche solo con l'amore di mamma. Okay. Sì, infatti. Andiamo. Inizio a lavorare, dai. Vai, bravo, dal mio computer. Sì. Ciao carissimi, questo sarà un video alquanto particolare perché sono appena arrivato da Milano con qualcosa. Vi è piaciuta intanto la gag iniziale? Ah, quante belle risate! Ma soprattutto quello che ho portato con me da Milano è sicuramente più interessante. Ho qui con me una copia di Cavolini. Cavolini è un progetto che è partito appunto da Sabrina e me, una serata di mezz'estate, no non è vero, chiacchierando abbiamo pensato di fare qualcosa di bello, un altro libro della Sabri no, bensì un fumetto. Perché un fumetto? Beh, la storia è lunga, farò però prima una lunghissima premessa che probabilmente sarà inutile ma ci tengo a farla perché, come sapete, io è ormai più di un anno che conosco Sabrina ed è quindi più di un anno che lavoro con lei a cose in generale, al suo merchandising, grafiche, disegni di ogni tipo, la sua intro, cose sue inerenti al canale. Ma la cosa strana, particolare, se così vogliamo dire simpatica, è che Sabrina è una di quelle persone che ti fa entrare subito, abbastanza prepotentemente, nella sua vita. Io sono invece una persona molto cinica che invece ha ricevuto innumerevoli delusioni da persone anche molto molto vicine, anche legati dal mio stesso sangue. Quindi faccio estremamente fatica a fidarmi di qualunque essere vivente mi circoli intorno. E purtroppo è più o meno anche quello che insegno a mio figlio. Quel triste detto, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, beh, quello sono io. Ma per quanto riguarda Sabrina c'è sempre stata una vibe un po' diversa. Ho amicizie solide che si sono formate in una vita, amici di università, del liceo, che ancora porto adesso a fianco come persone davvero importanti della mia vita. Lei invece già nei primi mesi la sua amicizia me l'ha buttata così, ha detto tieni, tutta tua, vai. Nel senso, non so come spiegarmi. Mi ha dimostrato di essere amica, l'amica con la maiuscola, come dire, molto presto. E detto questo piccolo preambolo, suppongo fosse facile che prima o poi sarebbe nato un qualcosa, come appunto Cavolini, che non fosse un prodotto mirato a vendere tante belle copie di cose, ma bensì a mettere passione in un progetto. Passione, amicizia, affetto, tutto ciò che la riguarda. È su questo libro, è su questo fumetto, in chiave comica, a volte seria, soprattutto comica ovviamente, e la sua vita e la sua famiglia sono i suoi amici, ci sono anche io, pensate, i suoi gatti, Zack, tutto è qui dentro. Ho iniziato a lavorare a Cavolini ad agosto, qualche mese fa quindi. La verità è che già alle prime tavole mi sono seriamente stupito di quanto
io Cristo conosco Sabrina. In così poco tempo, quello di cui vi parlavo prima e il preambolo che ho fatto appunto sulla amicizia molto improvvisa, si è fatto conoscere a fondo fin da subito. E quindi quando io disegnavo le tavole di questo libro, e lo noterete, chi di voi lo acquisterà e lo sfoglierà, le tavole non sono soltanto la storia raccontata con i balloon, ma è tutto quello che c'è dentro, anche ogni singola inquadratura. So il cacchio di comportamento di ogni gatto, e non so perché so così tanta roba. So che Artù, ad esempio, dorme semplicemente in posti diversi, ma comunque sia lo troverai dormendo, cambia solo posto. Bubi praticamente vive passando la sua vita sotto il letto di giorno e di notte facendo agguati agli altri gatti o ai tuoi piedi sotto le coperte. Mirta, la principessa di casa, che si fa toccare e richiamare l'attenzione soltanto da Sabrina e da nessun altro, neanche da Sasha, né da Andre che lì da sempre, né da Giulio, figurarsi da me. Salem, a cui piace fare il gargoyle e stare in cima a quel muretto e sta lì e guarda tutto dall'alto. Il più astuto di tutti, il più bastardo di tutti. Fujiko, che di giorno non ti caga di pezzo e invece di notte viene a farti le coccole facendo il pane sulla tua pancia, un po' anche con le unghie, bastarda, e ti riempie di coccole. Creamy, l'immortale, che ancora è fissata con le cannucce, proprio ieri stava rubando la mia cannuccia della Coca-Cola. Ho scannerizzato visivamente e senza volerlo, senza intenzione, perfettamente casa di Sabrina. Tra un dipinto sul muro, un video in sala, quello che è, a quanto pare io so perfettamente le proporzioni, la posizione di ogni cosa in quella casa, e si vedrà nelle tavole. È inevitabile. Dove tengono le cose, quali sono le posizioni preferite dei gatti, no? Le postazioni loro preferite, tutto lì. Espressioni e reazioni tipiche di Sabrina, di Sasha, dei gatti, di Zack stesso, di Andre, di Giulio. E non voglio sembrare presuntuoso, ma forse non c'era persona migliore se non me, per fare questo libro. E ripeto, non è presunzione questa, assolutamente e in alcun modo presunzione, semplicemente che conosco troppo bene Sabrina e la sua vita ormai. Parlando poi dell'aspetto grafico, dello stile di Cavolini, perché voi direte: Peo, ma tu disegni super tuber che sono super realistici, e anche i disegni di altri lavori che fai sono tipo super anime o altri super realistico americano, e improvvisamente un cartoon così minimalista? Beh sì, perché una scelta di stile chiara deve richiamare i Peanuts, grande passione di infanzia e anche attuale in realtà di Sabrina, perché ancora addobba a casa sua con cose riguardanti Snoopy, Peanuts eccetera. Proprio adesso in Giappone è stata al museo dei Peanuts. Perché il museo dei Peanuts in Giappone, tra l'altro? Perché in Tokyo, mi chiedo io? Questo è un quesito in più. Se volete una risposta, chiedetelo a qualcun altro. Che poi fa sorridere, perché c'è chi pensava non ne fossi in grado. Molti artisti hanno un loro proprio stile molto solido. Io personalmente in realtà ancora no, per quanto lo vorrei. Ma se c'è un'arma mia molto forte come disegnatore, è la versatilità. E lo dicono anche i disegni sulle felpe e magliette qui, perché sono tutte le magliette qui sono in stili diversi e sono tutte fatte da me. Abbiamo dipinto il muro di camera di Sabrina ed è in uno stile. Abbiamo dipinto quello di Sasha, non è ancora uscito magari il video, ma state pronti, e anche quello in tutt'altro stile. Quindi azienda, editrice o quello che diavolo sei che stai guardando questo video, se cerchi un artista versatile, è Electric Peo, fa il caso tuo, chiamami. E c'è anche una chicca molto bella in questo libro: anche Topi, mio figlio, ha partecipato a modo suo. Siccome ormai Sabrina conosce mio figlio, è tipo una zia acquisita, a un certo punto mi dice: facciamo fare a Topi, lei in realtà lo chiama Popo, a lui non fa impazzire, però lei non smetterà di chiamarlo Popo. A parte questo, a un certo punto mi dice: facciamo fare una tavola a Popo. Quindi in questo libro c'è anche una tavola di Topi, c'è una tavola in cui lui ha fatto un disegnino, quindi è la prima pubblicazione importante di mio figlio. Pensate che già stava dicendo: quando esce il nostro libro? Ha fatto un disegnino così. Ci sono anche disegni di Sabrina stessa, c'è una sfida di disegno tra me e Sabrina, c'è anche, cioè, ci siamo noi, c'è lei, c'è quello che porta anche sul suo canale, sai, tutte le challenge di disegno che facciamo sul suo canale sono qui in un certo modo. E ci sono anche per voi, perché ci sono delle tavole esclusive in cui voi dovete scrivere la storia, cose strane, e poi dovete condividere su Instagram. Yeah, wow, da veri giovani nell'internet, yeah, webbo. Disegni che ha fatto lei, si è impegnata moltissimo, devo dire, o almeno ci ha provato, sono decenti, ok, non fanno paura, non abbiate paura di sfogliare le pagine disegnate da lei, in caso di shock chiamate vostra mamma. Chi di voi ha seguito il lavoro, tra virgolette, perché ogni tanto qualche storia la facevo di me, chiuso ancora nell'altro ufficio, perché tutto questo ha avuto inizio mentre che ero ancora nel mio ufficio, invece adesso
questa è casa mia, questa è la mia mansarda, il mio studio nuovo, yeah. Quindi il tempo passa, scorre, zio Peo si evolve con il tempo. Molti di voi sapranno quante Red Bull ho bevuto per stare nei tempi, perché sai come quando lavori con gli editori ci sono le timeline che sono proprio secche e brutali e tu quelle Red Bull le mandi giù e zitto e disegni. Ma fino adesso sono felice, sereno e con tutta onestà posso dire che questo è senza dubbio il lavoro più importante, più soddisfacente che il vostro caro zio Peo del quartiere abbia mai fatto. Cavolini, signori, libro della Sabri, disegnato dal vostro caro Electric Abbo, lo trovate in tutte le librerie, nelle Amazon, negli eBays, tutte quelle cose di voi giovani che acquistate sull'internet. Pensate, questo lo potrete leggere ciulletto, ad esempio, farvi catturare dalle immagini, dalle storie all'interno, divertirvi mentre che lo leggete, oppure nella vostra cameretta potrete leggerlo, sfogliarlo, lasciarvi stupire dall'immaginario di questo libro, di queste storielle, perché sono tutte storielle singole, no? Brevi, molto stile Peanuts, oppure potrete sdraiarvi sul letto di casa di amici e anche lì sfogliarlo, vederlo e rivederlo molte più volte, ridere, sollazzare, spaccarvi dalle risate finché il vostro stomaco non si contorca dai dolori, dico, tante risate. Oppure, perché no, come una persona piuttosto strana e particolare, potreste mettervi seduto su un tavolo e fissare il cameraman, cosa che non andrebbe fatta perché sai come era una clip voluta per questa scenetta di fine video, invece c'è chi non ascolta. Però ecco, potrete leggerlo anche sul tavolo in posizioni strane e sicuramente la vostra vita sarà per forza di cose più felice. Su Cavolini quindi troverete, oltre che tanta gioia e amore e felicità, tutti i personaggi che condiscono da sempre la vita di Sabrina, la vita di Sascina in generale, quindi di Sabrina e Sasha, dei gatti di Zack. Troverete gli studi originali dei personaggi, gli sketch fatti per elaborare i personaggi che poi hanno composto questo libro, coloratissime storielle autoconclusive dalla qualità incredibile grazie alle mani magiche di zio Peo, degli incredibili e inediti disegni della mitica Sabri, che a quanto pare l'anno prossimo vuole aprire un canale di disegno, fare competizione a Electric Peo, Richard HTT e Frafrog. Scenette da condividere su Instagram che potete voi stessi compilare e riempire, fare voi una vostra storia. Oppure beccare Frank, il gatto avido e veniale, insensibile, che crede di essere un umano nascosto dentro il libro. Chi è Frank? Lo scoprirete in un altro video. È un personaggio nato a caso, tra l'altro, vi racconterò. Nelle strisce di questo libro ho voluto davvero mettere tutta me stessa e il mio coloratissimo mondo, per cui spero proprio che vi piaccia. Parole di Sabrina, bambini. Andate, acquistate Cavolini. Intanto vi dico, ci vediamo l'8 di dicembre al Duomo di Milano per il primo firmacopie, in cui zio Peo ci sarà pronto a lasciare una bella firmetta sul vostro cavolino. Non, cioè, avete capito, non fraintendete e non guardate il doppio senso, anche se un po' c'era. Questo forse starebbe bene qui, o forse dovrei appenderlo in qualche modo. Beh, per ora lo appoggiamo qui. Quindi grazie, bambini, di essere stati con me in questo video alquanto particolare, un video di presentazione di un prodotto a cui ho lavorato piuttosto importante, ma soprattutto Sabrina la bambina, se stai guardando questo video, grazie di credere sempre nel migliore, perché sono il migliore, hai capito? Ah, boom! No, amore, dai, è serio? Ah, ma cosa sono tutte queste persone qua dietro? Un zoom dinamico. Vai di là. Girato. Stenditi a pancia all'aria. Ma si sente che... Non posso star qui a perdere tempo. Ho una famiglia da portare avanti. Che stai a fare? Ah, perché non esiste. Ok. Che mi devi dire? Aspetta che devo coprire qua, sennò sembra un video finto. Ascoltami. Provato. È stato più facile di quel che pensassi. Quasi deluso dal libro, sembra. No, guardo. Altra, no, quella era la tua creatura. Guardo Sabrina. No, falsissimo. Questa parte ti è da falsissimo. Sei molto felice che ce l'hai in mano. Non guardare, ma io non ci sono. Vuoi che risponda io? Konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato. Konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato. Konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato. Konnichiwa.